It's Condo Time. Salve a tutti, qui con voi a tenervi compagnia per un'ora c'è il dottor Vincenzo Cristoforo, che sarei io, e l'architetto Massimo Munaron. Ciao Massimo. Ciao a tutti, ciao ciao. Spero Oggi. che tutto bene adesso che è arrivato il caldo, finalmente. Sì, è arrivato e si sente in tutta Italia, cioè perlomeno qua al sud si sente oggi. Anche qua, anche Parlo da Cosenza io. nel profondo nord si sente. Ottimo. Tu sei in linea da Bassano del Grappa, lo diciamo c'è già scritto già nel banner giù in fondo, mentre io sono dalla provincia di Cosenza che sono in diretta, però fa caldo anche qui. Oggi vi terremo compagnia con un argomento molto particolare, come si gestiscono i sinistri in condominio. È un argomento piuttosto delicato. Parleremo di quali sinistri, precisamente, quando si rompe qualcosa di muratura, eccetera, o casca la persona magari dalle scale, non sia mai. Di tutto in generale, parliamo dalla semplice rottura del cancellino alla persona che casca e si fa male, all'urto di veicoli, a tutto quello che ti può succedere in allegria all'interno di un condominio, all'incendio anche. Ok, quindi parleremo di tutti i tipi di disastri. Ovviamente con il nostro gufetto sulle spalle facciamo ovviamente tutti gli scongiuri del mondo. Mentre adesso presentiamo il presentatore solito e il nostro carissimo ingegnere Antonio Bevacqua. Ciao Ciao Vincenzo, Antonio. no, in verità siccome parlavi di gufetti ho detto aspetta, voi parlate di gufetti, così toccano ferro ed è colpa di Vincenzo e poi continuo io. Ciao Massimo. Buongiorno Antonio. Buongiorno. E quindi oggi parliamo di come si gestiscono i sinistri in condominio. Massimo, di cosa ci vuoi parlare? Voglio fare subito un sinistro e lo facciamo in diretta, facciamo una prova in diretta, dai, magari cadi per il condominio e poi apriamo un sinistro. Ma se casco nel mio condominio non sono assicurato e questo è il brutto. È una delle tante cose che magari la gente non sa. Innanzitutto, i sinistri in condominio sono sempre più frequenti. E io mi sto rendendo conto, confrontandomi anche con i colleghi, che si aprono per le più svariate cose che possono succedere all'interno del condominio. E al giorno d'oggi, soprattutto da parte di tante persone, è meglio avere una buona polizza assicurativa che copra bene i sinistri che ci sono all'interno del condominio. Innanzitutto facciamo un distinguo, che questo me l'ha insegnato il mio assicuratore, che per me è come un carabiniere, nel senso che mi segue da diversi anni e lui è una persona molto precisa. Le polizze condominiali devono innanzitutto avere un massimale assicurato congruo. Perché se non hai il massimale di assicurato congruo, dopo c'è la famosa proporzionale da parte della Okay, compagnia facciamo un assicurativa. esempio, sostanzialmente hai un danno di, non so, anche di 1.000 euro, Sì. però se tu hai sostanzialmente un edificio che vale 1 milione, tu l'hai assicurato per 500.000, ti pagano per la metà. È Fanno questo? una metà, esatto. Loro ti liquidano il danno, però lo fanno proporzionale al valore che tu hai assicurato. Quindi, se è un valore congruo, ti viene liquidato tranquillamente. Vabbè, almeno che non siano sinistri di una immensa gravità, non si vanno a vedere i 50.000 euro. Cioè, nel senso, l'edificio è quello, e comunque tante polizze assicurative hanno anche una percentuale di tolleranza, di solito un 10%, più o meno 10%, quindi vai tranquillo. No, innanzitutto è dire che bisogna stare attenti quando ti propongono una polizza per il condominio, che magari tu vedi buone condizioni, franchigie basse, tutto. La prima cosa da stare molto attenti è il valore che è stato assicurato del condominio. E il valore non è uguale per tutti i condomini, perché tante volte si fa una media aritmetica del prezzo al metro quadro o al metro cubo a seconda della compagnia assicurativa e si moltiplica per un valore che qua dalle nostre parti varia dalle 400 ai 600 euro al metro cubo.
di valore di ricostruzione a nuovo, perché non si tiene mai conto del valore del terreno dove insiste il fabbricato, ma solo del valore che costerebbe ricostruire a nuovo il fabbricato. Però dipende dal condominio, dipende dalle dotazioni del condominio. Faccio un esempio: costruire un bosco verticale a Milano, edificio che ormai è diventato un'icona negli ultimi anni, non ha certo lo stesso costo che costruire No, a me un. piace più quello con la, a Londra con due edifici con la piscina a metà che li unisce, quello. Io non ci andrei in quella piscina, sinceramente, ma però Ma va lo bene. so perché non ci vuoi andare, perché giornalmente ci vado io a farmi il bagno lì e quindi tu non ti vuoi fare il bagno con me. Vabbè, la prendo come un'offesa. Vabbè, grazie. Vorrei chiedergli se hanno la potabilità dell'acqua, il registro del cloro, del pH, se ci fanno tutta la Allora, è manutenzione. sufficiente, dove devono andare? Devono andare su condotime.it e si rivedono il tuo ultimo video, il tuo ultimo condotime in cui parlavi di piscina condominiale e poi capiscono se il bagno se lo possono fare lì o meno. Esatto. A parte scherzi. Senti, un attimo che visto che siamo sugli scherzi, non sugli scherzi, ma ne approfitto per salutare Fabio Valente, per salutare Valentina Giannini, l'avvocato Valentina Giannini. Buongiorno, E Gianni Sanzani, così come tutti gli altri, intanto salutiamo loro. buongiorno, buongiorno a tutti. Ecco, quindi quello che stavo dicendo è verificare che il valore del fabbricato sia corretto rispetto a quello che noi andiamo ad assicurare. Ma posso chiedere al signor Mario, alla signora Maria, voi quanto è pagato la casa e poi moltiplico per il numero di appartamenti? No, direi di no, però No, dai. Mara, basta avere una planimetria, ti fai il conteggio dei metri quadri o dei metri cubi e lo moltiplichi per un coefficiente che di solito è lo stesso assicuratore che ti dice, cioè nella normalità degli edifici. Se dopo, ripeto, come il bosco verticale hai degli impianti o delle caratteristiche specifiche, bisogna tenere conto di queste caratteristiche e aumentare il valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato. Senti, approfitto della non domanda di Gianni perché ci dice avrei una domanda da fare ma attendo istruzioni. Bene, per le domande, lo dico a Gianni ma lo dico a tutti quanti, è sufficiente scrivere qui giù un commento e lo dovreste fare il prima possibile perché a volte poi ci arrivano puntualmente commenti appena finiamo la diretta e lì non possiamo più rispondere. Quindi fatelo adesso così poi lo mettiamo in onda la domanda o subito o nel momento opportuno rispetto comunque alla scaletta dei 60 minuti. Noi duriamo fino a dopo 60 minuti o comunque fino alle 16 se siete in diretta. Approfitto per salutare Monia. Monia, mandaci una foto dal tuo ufficio perché so che comunque mentre ci ascolti hai i piedi in acqua sicuramente. Buon pomeriggio invece a Sergio. A te di nuovo Massimo, sostanzialmente mi stavi quindi dicendo come andare a misurare, però poi dovremmo arrivare a questo punto, forse ora o forse fra un attimo, a quali sono i principali sinistri in condominio, che poi è sostanzialmente il primo argomento per poter capire anche se la polizza poi è stata scritta bene oppure no. A te. Allora, guardate, penso che i maggiori sinistri che possono capitare su un condominio fondamentalmente sono 3-4: i danni d'acqua, i fenomeni elettrici, l'incendio e se qualcuno si fa male, il fatto che qualcuno caschi, lesioni, robe varie, casco dalle scale, inciampo su qualcosa, soprattutto le prime due perché. L'incendio vi auguro di non averlo mai, a me è successo su un condominio, tra l'altro durante le festività natalizie non è stata proprio la più bella cosa da gestire. Io l'ultimo dell'anno, il pomeriggio dell'ultimo dell'anno ero fuori col perito assicurativo per capire quali erano È i vero, perché ti ho chiamato, perché ti ho detto, Massimo, ma scusa, c'era il condotime, perché decidevamo, insomma, il 31 dicembre ogni anno alle ore 16 ci si, no, alle ore 15 ci si incontra, e Massimo, perché non ci sei? Oggi no, non c'è stato un incendio, sì, ma va là, Massimo, no, non c'è stato un incendio, gli incendi non guardano il calendario. No, gli incendi purtroppo no, e neanche i periti assicurativi quando si tratta di incendio per uscire. Detto questo, torniamo a noi. Come dicevo, i due Comunque no, sinistri. di incendi non ho mai sentiti, soprattutto a marzo. Noi di condomani a marzo incendi, non so di cosa tu parli, andiamo avanti, per favore. Sono il fenomeno elettrico e i danni da acqua che possono essere rottura di tubo di acqua condotta o. Fognature, occlusione di fognature. E qua apriamo un mondo a livello assicurativo. Innanzitutto per il fenomeno elettrico. Il fenomeno elettrico, quello che bisogna stare soprattutto attenti sono due cose: le franchigie, che tante volte per abbassare il premio assicurativo ti mettono franchigie molto alte sul fenomeno elettrico, e
il limite indennizzabile annuale per il fenomeno elettrico. Che, magari scusate, finisce... faccio una premessa per chi magari non conoscesse la franchigia. Banalmente, spesso e volentieri ci sono anche con le polizze casco dell'auto, è tale per cui c'è un danno, bene, qualsiasi danno che sia, comunque la franchigia può essere ad esempio il 10% o 500 euro, tale per cui se il danno è di 300 euro, comunque 500 euro li devi pagare, se il danno è di 700 euro, 500 li devi pagare, 200 li paga l'assicurazione, poi quando il danno inizia a salire e non ce l'auguriamo, c'è un massimo, c'è una percentuale del 10%, cioè su 5.000 euro è comunque il 10%, sono 500 euro, esattamente come la franchigia iniziale, se sono 5.000, anzi sono 6.000 euro, iniziano ad essere sostanzialmente 600 euro. Quindi per capire sostanzialmente c'è un minimo, qual è la ratio di questo? La ratio di questo è che magari l'assicurazione non viene chiamata per piccole cose o comunque in generale non ci si mette lì a scherzare con il fuoco perché comunque c'è da pagare qualcosa e a questo punto 500 euro devo pagare, allora non mi metto lì a imbrattare il muro perché se tanto invece non c'è nemmeno la franchigia, c'è un'assicurazione anche sull'imbrattare il muro, mi mettevo lì a imbrattarlo, diciamo, più o meno è per semplificare, la ratio è questa. Esatto. E dopo c'è l'indennizzo massimo annuale, cioè ci possono essere assicurazioni che ti pongono un limite di indennizzo, vedi 2-3 mila euro, quindi se tu hai un danno per 5 mila euro da fenomeno elettrico, loro te ne comprano comunque 3 mila e il resto te lo devi pagare, quindi non è, bisogna stare molto 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 attenti a questo, anche perché fenomeno elettrico e danno d'acqua vanno a incidere notevolmente sul premio assicurativo. Quindi tante volte le assicurazioni giocano su questi, sulle franchigie, su questo, in modo da poter sembrare molto competitive, quando magari non lo sono rispetto ad altre concorrenti. E per quanto riguarda il danno d'acqua, sono due i fattori da verificare, perché il danno d'acqua viene diviso tra riparazione del danno d'acqua e ricerca del danno d'acqua. Sono due massimali, cioè il fatto che io ricerco il motivo per cui o dove il tubo si è rotto mi viene indennizzato tramite una copertura di polizza. La riparazione del tubo, nello specifico di quello che si è rotto, mi viene indennizzato da un'altra postilla della polizza assicurativa. Quindi anche là bisogna sempre capire e valutare quanto il condominio è coperto, perché magari hai 500 euro per la ricerca del tubo e dopo hai, non so, 3.000 euro per la riparazione, però se io per ricercare il tubo ho speso 2.000 euro non mi vengono indennizzati, mi vengono indennizzati fino a 500 euro. Anche perché magari uno dopo dice, no, ma guarda, sì, non spesi 1.500 a ricercare il tubo, ma dopo io li metto come se l'avessi riparato e mi rifaccio la cifra. I periti che escono, quando vedono il danno, dicono, no, guarda, per sostituire questo tubo qua non ti liquido più di 500 euro, ricerca del tubo, anche se tu hai dovuto far fuori tutto il solaio, io ti liquido fino a 500 euro. E anche lì tante volte ti trovi con grosse problematiche. Una delle cose che mi è capitato di sentire, che per fortuna ad oggi non mi è ancora capitato personalmente, poi potrebbe sempre capitare, anzi le cose prima o poi capitano, magari fra un anno, fra 200 anni, poi ne parliamo fra 200 anni nella prossima diretta, tu ci sarai sempre con noi, vero? No. Forse noi no, però. è quello del dover, cioè si è rotto un tubo, quindi bisogna rompere sostanzialmente il pavimento della famiglia signor Rossi, e quindi poi l'assicurazione ti copre la mattonella da poter rimettere sopra. Tendenzialmente quella mattonella magari non ce l'hai più uguale, cioè in genere una scorta si tiene, ma può capitare che non ce l'hai più uguale e devi sostituire il pavimento sostanzialmente di tutta la cucina in quel caso. E poi non te lo copre l'assicurazione, perché ti copre semplicemente quel tratto. Sì, dopo anche là dipende sempre dai rapporti che uno ha con il proprio agente assicurativo e se conosci il perito che esce, tante volte se c'è buon senso, perché qua parliamo di buon senso, quando succedono questi tipi di sinistri qua si cerca di liquidare una cifra tale che logicamente può coprire solo quei metri quadri che sono stati rotti. Però se io ti liquido 50 euro al metro quadro e tu dopo la mattonella la posi a 20 euro,
ecco che magari riesci a coprire, non dico tutta la cucina, ma tre quarti della cucina con la nuova pavimentazione. Sì, quello sicuramente sì. La questione è che però, immaginate che io appunto devo sostituire la mattonella in tutta la cucina, però per poterlo fare devo anche metterla sotto la cucina. Sotto la cucina non intesa come stanza, ma intesa come mobili. E quindi i mobili, ultimamente i mobili, una volta mi concentravo riuscivo anche a alzarli, ora sono invecchiato, non riesco, e quindi comunque devi smontare e rimontare. Chiaramente per fortuna nessun tecnico te lo fa gratis, perché sennò il lavoro, no, sarebbe strano, e quindi va giustamente remunerato, ma oltre il lavoro che va remunerato c'è anche il tempo che perdi a livello familiare, insomma tutta una serie di problemi, e l'assicurazione sì, vabbè, ti copre quello. E da un punto di vista, diciamo, di principio, per me in generale le polizze dovrebbero funzionare qualcosa del tipo: ok, io ti pago il danno che ti ho arrecato, dove il danno non è solamente fisico o materiale, ma è anche un danno a livello, la dico semplice, non è il termine corretto, familiare, mettiamola così, stiamo parlando di abitazioni all'interno di un condominio, fosse stato di ufficio, il danno comunque a livello business. Chiaramente non esistono contratti di questo tipo, o almeno immagino che non esistano contratti di questo tipo, e non stiamo dicendo questa assicurazione è meglio o peggio di quella, che la normativa è fatta così, forse anche perché come popolo altrimenti ne approfitteremmo. Già se ne approfitta Iosa, perché adesso dirò una cosa che potrebbe suscitare malumore tra i colleghi. Ci sono colleghi amministratori che usano le assicurazioni come cassaforte per qualsiasi cosa succede in condominio. Cioè, indennizzabile o no? Beh, io apro un sinistro, vediamo se l'assicurazione paga. Adesso le assicurazioni cominciano a stare molto attente su questo tipo di sinistri, diciamo, fasulli, o che meglio, sono inseriti tipo incuneati, dai che riesco a farmi liquidare qualcosa. E quindi sì, tante volte con i liquidatori o i periti ci si litiga, anche perché ricordiamoci un'altra cosa, tra l'altro soprattutto per quanto riguarda il fenomeno elettrico, non viene liquidato, viene liquidato il valore d'uso, non il valore a nuovo. Per esempio, un fulmine mi fa saltare l'impianto citofonico che non viene più prodotto. Se a me rifare quell'impianto citofonico costa 10.000 euro, loro magari me ne liquidano 5.000, perché mi calcolano la vetustà dell'impianto, o comunque, se non ci sono pezzi di ricambio, loro dicono: per sostituire i pezzi di ricambio sarebbe costato 1.000 euro, tu devi rifarlo tutto perché non ci sono più pezzi di ricambio, quelli sono affari tuoi. Anche perché in questo caso dall'altra parte potrei dire: bene, è vero che gli altri tubi non erano danneggiati, te li sostituisci, hai un bene, ti riesci a fare, a migliorare il tuo appartamento, perché da che avevi dei tubi danneggiati, ora c'è dei tubi degradati, ora ce l'hai invece nuovi, perché quando te li vengono a mettere tendenzialmente ti mettono del nuovo, tendenzialmente parlando di tubi, e quindi dall'altra parte c'è questa logica, un po' come io ho una macchina vetusta, faccio pippo, una macchina vetusta fa un incidente, la ricompra nuova, sì, da un lato, ma io non l'avrei mai voluta ricomprare nuova la macchina, però dall'altro lato si trova un bene comunque nuovo, mentre prima c'era una macchina magari di 20 anni. La questione è che magari quella macchina di 20 anni costava, se la vendevi riuscivi a prendere 1.000 euro, la macchina nuova se la rivendi prendi 10.000, e tu dici sì, hai un oggetto nuovo, sì, però comunque io non lo volevo l'oggetto nuovo, no? Quindi diciamo, sono sempre problemi di questo tipo. Senti, andiamo invece sul concreto, e per quanto riguarda il concreto c'è una domanda di Gianni Stanzani, che aveva appunto scritto prima, aspetta che mi alzo un attimo se non mi si vede, una perdita del lastrico solare, cioè tendenzialmente non riesce più a trovare il lastrico solare, dove si trova? Dove si trova? Lo chiedo all'assicurazione, no? Una perdita d'acqua chiaramente in questo caso, che fa da tetto agli appartamenti sottostanti, come deve essere trattato economicamente? Il proprietario, pagando un terzo, non deve essere inserito nel resto, è corretto? La domanda più o meno mi è chiara, ma non del tutto. Ti chiederei, Massimo, se per caso ti è chiara... Penso lui intenda dire... Ecco, per gli altri. C'è la famosa regolina, un terzo, due terzi. Un terzo al proprietario più le mattonelle del terrazzo e due terzi al resto del condominio. Quindi quando ci sono sostanzialmente i millesimi, Massimo ci sta dicendo, data le spese che incidono su quell'oggetto, vengono divisi un terzo al proprietario e due terzi al resto del condominio sostanzialmente, quindi una spesa di 1.000 euro, 333 euro al proprietario del lastrico solare e due terzi al resto dei condomini, giusto? Giusto. Questa è una norma, diciamo, o comunque un modo di fare oramai, diciamo, consolidato. Il due terzi viene diviso fra tutti i millesimi del condominio, comunque?
Ok, va bene. Gianni, non so se ti abbiamo risposto, non mi era chiarissima la domanda, quindi non vorrei... però andiamo... E comunque su questo tipo di sinistri difficilmente le assicurazioni coprono. Eventualmente ti coprono la bagnatura d'acqua, quindi la riteggiatura dei locali sottostanti, però non è detto neanche che la polizza copra questo tipo, perché le infiltrazioni non sono di solito contemplate nelle polizze assicurative, almeno che non ci sia uno scoperchiamento del tetto dovuto a tromba d'aria o eventi naturali. Se questa polizza, questa garanzia è inserita in polizza, allora ti viene pagata la sistemazione e il bagnamento. Ok, perfetto. Senti, diciamolo subito, così avvertiamo. Noi a fine puntata, quindi fra 38 minuti, useremo Massimo Muneron per vendervi la migliore assicurazione del mondo. No, non è vero, non è vero, non vendiamo assicurazioni. Massimo Muneron non vende assicurazioni, non approvvigioni o altro. E questo giusto per dire che appunto l'evento, oltre ad essere gratuito, non è volto a nessuna tipologia di commissione o provvigione. Dopodiché, al massimo massimo, come al solito, vi venderà la migliore grappa del mondo. Quello sì. Poi se cadete, se ne bevete troppo in condominio, cadete dalle scale, l'assicurazione non copre. Quindi diciamo è una grappa senza assicurazione. Infatti dice Fabio, ma quello che non viene coperto della grappa, chi lo paga? No, a parte questo. Fabio, la domanda fa, non so se stai aggiungendo qualcosa tu prima. No, prego. Se è dato un danno tale per cui nel mio appartamento, o anzi facciamo così, nel condominio, la facciamo semplice, la risposta alla somma, diciamo, credo sia ovvia la risposta, ma la facciamo lo stesso, facciamo i due casi, danno da 1000 euro, l'assicurazione copre per 800, il danno viene pienamente riparato con 1000 euro, gli altri 200 che li paga è il condominio stesso, se è un danno condominiale, se è del condomino, il condomino stesso, o il condominio. Allora, se il danno è stato causato da qualcosa di privato, quindi una condotta d'acqua privata dell'appartamento, paga il proprietario dell'appartamento, se no paga il condominio. Tutto quello che non copre. Aspetta, ti rifaccio forse l'esempio, perché qui la domanda di Fabio è centrale. Dal piano di sopra si rompe un tubo e ho un danno io. Tendenzialmente il tubo non si rompe il piano di sotto con il danno a me sopra, però, quindi sono da sopra a sotto, non è detto, ma tendenzialmente è così. Io subisco dei danni per 1000 euro, l'assicurazione copre per 800 euro. Mi accontento di 800 e poi 200 li pago io, perché? Perché comunque ho dovuto sostituire delle mattonelle all'atere e di conseguenza quelle sono mie. O nel caso in cui l'assicurazione non copre perché è stata sottostimata o altro, chi paga i 200 euro? Cioè, ci sono dei casi in cui il resto del danno sono fatti miei, che ho subito il danno, e del resto è un altro caso in cui il resto del danno lo deve pagare colui che è sopra? Allora, qui apriamo un ginepraio, partiamo da questo presupposto. Grazie Fabio, grazie Fabio. In linea di principio, allora, se c'è un danno da sopra, la differenza eventualmente la deve pagare il condominio, se l'impianto è condominiale, o il privato, se il danno è da un impianto privato. Il rubinetto che si rompe, il flessibile del rubinetto allaga l'appartamento sotto, non danno da acqua, però l'eventuale non risarcimento dell'assicurazione viene coperto da chi ha causato il danno. Quindi se il danno è stato causato da privato, lo paga il privato, se viene causato da condominio, lo paga il condominio. Dopodiché, tante volte il problema nasce quando l'appartamento sottostante ha finiture o fregi particolari. Banalmente cade un po' d'acqua sul mio Mac, si rompe il Mac. Quello grosso problema. Dovrebbe pagare Aspetta l'assicurazione. che lo sposto un attimo, ora che l'ho detto. Se no, paga il condominio. Perché Ok. se no, può essere fatta rivalsa nei confronti del condominio da parte del condomino che ha subito il danno. Chiaramente, e qui ritorniamo nel caso di prima, mi si rompe il Mac, devo comprare il Mac nuovo, però dice, ma quanto valeva prima? All'acquisto? E quanti anni fa è? Quindi oggi ha un valore inferiore, non è che quello di sopra mi deve comprare il Mac nuovo al prezzo nuovo, come quando succede sulla strada un danno, è il valore che ti ho sostanzialmente, ho fatto un danno, quanto valeva quell'oggetto in quel momento del danno? Attenzione, deve essere anche dimostrato comunque che il danno mi ha causato la rottura del Mac, perché faccio presto io a prendere un bicchiere d'acqua e buttarlo sopra il Mac e dire: oh,
è stato il mio vicino che è piovuto sotto, mi rifaccio il Mac perché magari già non funzionava o avevo già intenzione di sostituirlo. Ci vuole la dimostrazione. Il mio Mac non funziona. La mattina quando apro va sempre su condomani.it, non capisco perché. Secondo me devo cambiare, devo andare. Secondo me sì, è stato un po' d'acqua. Aspetta. Secondo me c'è un bug, esatto. E no, no, non serve, bisogna documentare il fatto che su quella posizione c'era una scrivania o un tavolo dove abitualmente viene posato il computer. Una foto dove si vede proprio l'acqua che cade da sopra, che va sopra il Mac e che lo ha rovinato. Per dire, mi si è rovinato il Mac perché il vicino aveva una perdita d'acqua, questo non è sufficiente per dimostrare che è stata causata da questo. Senti, il nostro avvocato preferito, che in questo momento sono sicuro è in diretta esattamente da dove ha messo la foto, perché proprio in questo momento sarà fuori lì, dalla foto, se le rifiniture sono di pregio, dice Valentina Giannini, si paga anche il danno indiretto, se siamo in garage invece è diverso. Non capisco la domanda. Parlavamo delle finiture, cioè quando c'è un po' d'acqua che cade giù, se ci sono le rifiniture di pregio, chi paga il resto del danno? Lui le dice si paga anche il danno indiretto. Sì, convengo, si paga tutto. E invece Giuliano ci dice sono risarcibili Valentina invece dice no, ma non era una domanda, era un'affermazione, infatti sì, Massimo adesso concordo. Avvocato, lei deve mettere il punto esclamativo o il punto di domanda, mi ha lasciato la frase in sospeso. Comunque concordo con lei, esimia. Giuliano ci dice, sono risarcibili solo le rotture di tubi accidentali o, quindi non so, cade un meteorite pum, e accidentalmente si rompe un tubo, o anche le rotture dei tubi per vetustà? Cioè, allora, non so, vecchie? In parte vengono risarcite anche le rotture per vetustà. Viene di solito, quando una tubatura si rompe per vetustà, viene pagato la ricerca e riparazione del tubo, i danni da bagnamento, non viene pagata la sostituzione del tubo in quanto tale, in quanto vetusto, o viene pagata in minima quota parte. Per quello che dicevo, ci sono varie cose che pagano, cioè il fatto che io ricerchi la rottura mi viene pagato, dopo apro e vedo che il tubo è ruggine vetusto, il cambio del tubo non mi viene pagato, mi viene pagato in minima quota, e la maggior parte delle volte mi viene pagato anche il danno da bagnamento creato, non so, si è creata la macchia d'acqua e la tinteggiatura, la scrostatura, quella mi viene pagata. Però, e dimmi una cosa, immaginiamo io sono il tuo perito, arrivo e vedo che c'è questo danno, c'è questo tubo, è vero che questo tubo che mediamente ogni 20 anni andrebbe sostituito, non so se esiste un'indicazione, quindi parlo da ignorante. Sono passati 120 anni perché l'hanno messo nel 1901 e ancora non l'avete sostituito. Non viene pagato. Okay, ma anche il danno non viene pagato in quel caso? No, i danni vengono pagati. Cioè, esaspero il concetto. Nel condominio andrebbero sostituiti dei tubi perché sono vecchi, perché prima o poi si rompono. Se li sostituisco oggi, però in effetti altri 2, 3, 4, 5 anni potevo andare avanti e il lavoro lo facevo fra 5 anni. Vabbè, sai che facciamo, cari condomini? Appena si rompe, tanto comunque il danno, non tanto il tubo, ma il danno che succede viene pagato, quindi è come se non ci fosse stato, a parte per lo stress mentale. Appena succede il danno, poi cambieremo tutta la tubazione. Mi sembra un po' ragionare male in questo modo e non sarebbe nemmeno corretto. Quindi forse in questo caso l'assicurazione potrebbe mettere dei vincoli? Certo, l'assicurazione non ti paga. Paga gli eventuali, e anche là poi dipende dall'assicurazione, danni che possono essere stati causati dalla rottura del tubo, quindi ho allagato l'appartamento, mi può pagare il danno dal pagamento, ma non mi paga niente per quanto riguarda la sostituzione del tubo. Ok, no, questo è chiaro, però se fossi assicurazione metterei anche un vincolo tale per cui i danni non te li pago se comunque non fai una corretta manutenzione e ogni tot anni non fai dei cambiamenti, poi non è facile fare manutenzione, bisogna sventrare condomini interi per sostituire i tubi. E come io mi riferivo appunto al caso delle biciclette, tu vai sulla strada con una bicicletta sostanzialmente con un copertone liscio, fai un incidente, l'assicurazione magari potrebbe non pagarti perché sei stato tu pirla ad avere il copertone liscio, dopodiché se il copertone era normale e cadi, allora magari poi il danno viene pagato, e in quel caso è facile cambiare un copertone sul tubo, direi di no, ecco, diciamo.
È come penso che dove abiti te non sia un condominio recente, ma magari un condominio degli anni 70, magari sono Ancora stessi. prima, anni 50, credo. Quindi pensati cosa vorrebbe dire magari un condominio da 7-8 piani, sventrare tutti i muri per cambiare le colonne, vuol Dai, dire che non basta potete semplicemente abbattere trasferire tutto, lo rifai fa prima. le E molto probabilmente sono in ferro i tubi che tu hai all'interno del condominio degli anni 50 e non in plastica, che comunque sì, ho visto rotture e sfilamenti anche di tubi in plastica. Chiaro, PVC, no? PVC immagino. Sì. O Geberit, che è una Ok. tipologia. Senti, Alessandro, così un commento generale, non è mica tanto semplice farsi risarcire dalle assicurazioni, in questo momento lui è a mare, lo vediamo dalla foto su Facebook, che è a mare. E io dico dipende dall'assicurazione. Non vi farò mai nomi di assicurazioni, però ci sono assicurazioni e logicamente il rapporto che tu puoi avere con la gente, perché comunque ogni assicurazione scheda i propri clienti, quindi scheda anche l'amministratore condominiale. Quindi io su un condominio magari non ho mai avuto un sinistro, però ho altri 30 condomini dove ci sono stati decine di sinistri. Io comunque come cliente sono schedato come cattivo cliente, perché anche là c'è tutto un discorso di margini di profitto delle assicurazioni. Effettivamente ci sono assicurazioni dove è più semplice farsi risarcire e assicurazioni dove non è così immediata o veloce il risarcimento. Dipende molto dagli studi peritali e dalle assicurazioni stesse. Ok, io ne approfitto per fare un saluto ad Alberto Berger, perché in questo momento se lo merita, lui sa perché, e quindi gli mando un abbraccio, ma questa è una cosa al caro condo amministratore Alberto Berger. Passiamo sul secondo argomento. Quando entra in gioco l'assicurazione? Effettivamente ne abbiamo un attimo, forse già parlato, però facciamo un recap su questo. Sì, l'assicurazione entra in gioco quando succede un danno cosiddetto un sinistro all'interno del condominio, indennizzabile. Tanti non lo sanno, e qua dico una cosa che le assicurazioni vorrebbero che non si sapesse. Che per la maggior parte delle polizze condominiali entrano nella polizza condominiali anche le singole caldaie degli appartamenti e gli impianti di condizionamento dei singoli appartamenti, anche se queste non sono centralizzate. Non domandatemi esattamente il perché, però quasi tutte le polizze condominiali fanno rientrare queste due fattispecie all'interno. Quindi, se vi si rompe la caldaietta perché è arrivato un fulmine e vi ha fatto saltare, non sarebbe tanto la vostra assicurazione personale, ma in primis dovrebbe essere quella di condominio. Dopo, se quella di condominio non risponde, allora ci si può fare rivalsa su quella personale. E un'altra cosa da stare molto attenti, e questo mi è successo personalmente qualche anno fa. Adesso quasi tutte le polizze, quelle nuove, sono adeguate, qualche anno fa non era così, che nelle polizze condominiali, se avete impianti domotici, vengono espressamente citati, perché l'impianto domotico non era considerato come impianto elettrico, ma un qualcosa di a sé stante e quindi non coperto da polizza assicurativa. Così pure le rotture dei tubi del climatizzatore all'interno delle murature. Cioè io compro una casa che è già tutta predisposta per la climatizzazione, il tubo ha qualche problema, non era coperto le tubazioni, io non parlo della macchina intesa come split o condensatore, io parlo proprio del tubo in quanto tale, perché non rientravano nei danni da spargimento d'acqua e non rientravano come rientrano gli impianti di adduzione del gas, perché se mi si rompe un tubo del gas, per l'assicurazione è un'interruzione di un servizio primario, quindi il cucinare o il scaldarsi. E il gas del climatizzatore non viene considerato tale. Diciamo, ripeto, l'assicurazione degli ultimi anni, le revisioni quasi tutte lo fanno rientrare. Se avete ancora qualche polizza vecchia, vi consiglio vivamente di controllare questa voce qua, se magari nel vostro condominio che amministrate ci sono questo tipo di impianti. Senti, io ora ti faccio una. Io sono il miglior condomino del mondo. Ti dico, amministratore, hai una polizza a 3.000 euro. Ne ho portato una da 2008. Cambiamo e basta. Ho
Ora, capisco benissimo quello che mi direi tu, mi dirai no, ma dobbiamo valutare questo, dobbiamo valutare questo, dobbiamo valutare quello. Poi si alza la signora Maria, guardi, io ne sono una da 200, senta, qui lei è amministratore su questo, lei non prende la provvigione, facciamo questa 200 e amen. E quando mi dice, sì, signora Maria, sì, signora Maria. Ti è mai capitato? Sì. E cosa hai fatto? Fermo restando che scegli l'assemblea, però diciamo, immaginiamo che in quel condominio sei anche condomino, quindi hai anche diritto di voto. Io voto quella che dà le condizioni migliori, però l'assemblea è sovrana. Mi è proprio capitato un condominio. Allora, faccio questo esempio sperando che chi mi segue non mi senta. Io nella mia vita personale e professionale sono seguito da un'assicurazione, non faccio nomi. Questa assicurazione non mi copre praticamente nessun condominio che amministro, perché secondo me questa assicurazione non ha una polizza condominiale all'altezza dei condomini, pur essendo amico stretto con questa persona, tra l'altro suo tecnico, gli ho fatto la casa, finito la casa, però a livello dei condomini non ci siamo. Ricordi, c'è un po' di pubblicità, Massimo è anche un architetto, se vi volete rivolgere a Massimo come architetto, lui è abbastanza nel grappa, quindi fatelo. Oltre ad essere amministratore, si volete rivolgere a lui come amministratore. Condominio che avevano una buona polizza assicurativa di una compagnia che solitamente non uso, ma che comunque era degna, in assemblea mi arrivano con il preventivo, tra l'altro, di questa compagnia che sto citando personale, tra l'altro della stessa agente che mi segue me, più economica. Io ho provato a dire, signori, guardate che conoscendo il prodotto assicurativo non è all'altezza, e loro hanno voluto assicurare comunque con loro. È successo un grosso danno e si sono trovati, nello specifico, perché la maggior parte, rientriamo nelle polizze, nelle condizioni di polizza, la maggior parte delle polizze condominiali non coprono le occlusioni di fogna verificate all'esterno dei muri maestri del condominio. Quindi, se avete una rottura e si crea un'occlusione di fogna del tubo che passa di fognatura che passa fuori in giardino, ma che comunque con l'occlusione è entrato in condominio e vi ha fatto i danni più grandi, non viene coperta né la ricerca né la riparazione né i danni da occlusione. È quello che è successo in questo condominio qua. 7.000 euro di danni. Praticamente alla fine, con l'aiuto del perito e con l'aiuto dell'assicuratore, ne hanno liquidati 2,5, 2,6, adesso non liquido neanche più, però un terzo. E perché mi è stato fatto proprio... Cioè, abbiamo tirato la polizza sotto tutti i punti di vista. Se loro fossero rimasti con la compagnia che era prima, pagando un po' di più, lo avrebbero... Tra l'altro questa compagnia mi dice che i loro pacchetti per il privato comprendono questa garanzia, quindi se tu hai un'abitazione privata è compresa, per i condomini no. Quanta è la differenza? Forse l'hai citato, quanta è la differenza all'anno più o meno fra le due polizze? In questo caso la differenza mi sembra era sui 400 euro all'anno, 300-400. Vabbè, comunque se tutto va bene, in 15 anni recuperano. Si sente l'amministratore, ecco amministratore, io ho avuto la fortuna che sono stati loro, quindi io con una mail li ho fatti tacere tutti, perché gli ho detto, cari signori, voi nel verbale del avete deciso di vostra spontanea volontà di passare a questa compagnia, e c'è anche scritto nel verbale che l'amministratore sarebbe consono a rimanere dove si era prima. Quindi silenzio, tutti muti, e si è andato avanti. E a guardare la partita dell'Italia. Va bene. Mi è costato più di 400 euro a condomino questo scherzo. Io non so se ancora c'è Gianni che ci sta seguendo, perché ci ha riposto la domanda. Io non ho ben capito, stavo cercando di capire come portarla, però mi sembra che sia andato via perché poi non gli abbiamo risposto. E vabbè, però facci sapere Gianni se ci sei, perché se ci sei ci riponi la domanda e ti rispondiamo. Anche perché lo dico in generale, se voi ci fate la domanda, poi aggiungete un altro piccolo commento, come diciamo sempre, non riusciamo a mettere online. La domanda deve essere tutta quanta in un post capibile e leggibile ai più, non solamente sostanzialmente al tecnico che risponde. Detto questo, Gianni, se ci sei riponici la domanda, poi vediamo se ci è rimasto qualcosa dietro, mi sembra di no. No, questa è di Fabio. Se è chiuso il tubo condominiale
ecco qua, degli scarichi delle cucine, si è creata una perdita che ha bagnato il soffitto, è stato risostruito con il pronto intervento fognature. Pertanto, senza ricerca guasto, l'assicurazione ha pagato solo il danno, ma non l'intervento. Questo è un caso d'uso, sostanzialmente. Allora, sì. Va bene, ok, era una concessione di Fabio. Può essere, sì, sì, può essere. Ok, allora, andiamo al punto 3, dai. Vediamo anche se di qualcosa che qui ce n'è già parlato. Quali sono le principali clausole assicurative che devono essere considerate in fase di scelta? Ovvero, prima ci hai fatto un esempio. Beh, nonostante l'assicurazione che ha scelto questo condominio fosse del mio amico, fraterno, io l'ho sconsigliata, perché costava di meno, ma non, mancavano alcune cose. Se ti arriva un'assicurazione da un tuo amico e ti dice: Massimo, guarda, in questo condominio che gestisco c'è questo preventivo, e tu dedichi 2 minuti massimo alla lettura di quella roba lì, non di più, e poi gli rispondi con un messaggio vocale su WhatsApp, quali sono le cose che vai a guardare al volo? Le franchigie, innanzitutto, i limiti di indennizzo, i vari massimali di indennizzo, perché per sinistro, per anno, vedere come sono divisi, e soprattutto le clausole, cioè cosa mi copre, quindi danni da occlusione, rigurgito di fogna pubblica, non pubblica, danno elettrico, danni da bagnamento. Ricerca, riparazione, guasto, che è molto importante, e come viene considerata la vetustà, del condominio. Ok, diciamo che alcuni avrebbero risposto, dipende quante vacanze mi offrono. Sto scherzando, non è il Guarda, tuo caso. dico la verità, in tutti questi anni il mio assicuratore dei condomini mi ha offerto un pranzo 5 anni fa, 4 anni fa, o meglio, era un caldo bestia, erano tutti in ferie, lavoravamo solo io e lui, è venuto in ufficio, a un certo punto mi ha detto: ascolta, andiamo a mangiare un boccone insieme, che cosa? E siamo andati a mangiare. Ecco, questo è quello che, se si può parlare di tangente, allora ho preso la tangente anch'io. Scusa un attimo, alzati un attimo, mettiti di profilo. Guardate, il pranzo, no, che il pranzo non era eccessivo, perché avessi avuto una pancia grossa, il pranzo era una piccola tangente. O comunque l'hai smaltita nel frattempo, 5 anni. Beh, tutti gli anni che sono passati. Va bene. Altre cose che guardi da suggerire ai condoministratori, ai condomini presenti che portano sostanzialmente poi un preventivo all'amministratore? Guardate, tante volte c'è una clausola che costa qualcosina, che secondo me si può togliere, dipende sempre dall'assicuratore, che se viene coperto l'assicuratore stesso. Cioè, l'amministratore può essere inserito nella polizza condominiale. Se uno ha un RC professionale da amministratore, è una clausola che può tranquillamente togliere, perché è un doppione praticamente. Anche se io avessi un sinistro, si andrebbe in proporzionale tra le due. Anzi, magari diventa anche più complicato poi. Diventa anche più complicato. E questa è una Però cosa che questo può si. essere invece molto utile nel caso in cui ci sia chiamiamolo così, un capo condomino, cioè una persona che tendenzialmente vive in quel condominio e non fa l'amministratore di professione. I condomini dicono: dai, fallo tu che hai un po' di tempo, fai l'amministratore, facciamo la polizza e copriamo anche lui, perché poi lui è vero che ha un po' di tempo e fa l'amministratore, però lui legalmente e fiscalmente è l'amministratore di condominio, indipendentemente se gestisce il bosco verticale, se gestisce un piccolo condominio di 10 unità, è l'amministratore ufficiale. E quindi in questo caso, anzi, è ottimo che Esatto, o per i piccoli amministratori, i piccoli colleghi che cominciano, che hanno due, tre, che hanno 2 o 3 condomini, è un qualcosa che può risultare utile. Pensa, Antonio, che ti sei bloccato, perché almeno che non ti sia venuta una paresi tutta su un colpo, ti vedo fermo. Ma continuiamo a dire, ecco, questa è una clausola che secondo me può essere tolta. Piuttosto basso di 50 euro la franchigia del fenomeno elettrico, dello spargimento d'acqua, però cerco sempre di togliere tutto quello che è più. Un'altra cosa che può essere utile sono come clausole, sono quelle dovute a scasso e tentativo di furto, di fissi e infissi.
L'assicurare il portoncino d'ingresso per i 1.000-2.000 euro è sempre una cosa buona. Può sempre succedere che arrivi il ladro che provi a scassinare il portoncino. Non servono se non si hanno grossi... Eccoti qua di nuovo, sei tornato. È andata via la rete, non so perché, era un po' di tempo con Fastweb. Ho una rete a 2,5 gigabit, però ogni tanto salta, lo devo verificare, per 30 secondi. Sta roba mi fa arrabbiare. Vediamo se l'assicurazione copriva questo danno in diretta. Fa causa. E il coprire anche i danni da fissi in fissi dovuti a cose. Ci sono tante compagnie che ultimamente quei 1.000-2.000 euro che uno può assicurare all'anno, che viene a pesare pochi euro all'anno sulla compagnia, gli estende anche i fissi ed infissi delle proprietà private. Quindi, come mi è anche successo in qualche condominio, arriva il ladro, prova a sforzare la finestra del pian terreno, gliela distrugge, fino a di solito 2.000 euro assicuri, te lo copre la compagnia assicurativa. E questo mi è successo già qualche volta ed è una cosa che fa molto piacere ai condomini, cioè il fatto di dire: ok, so che se succede il tentativo di furto dopo, se ti distruggono l'appartamento, quello uno deve avere una polizza personale, però ti distruggono il serramento esterno, il condominio risponde e paga. Quindi fissi, infissi e lastre, perché le lastre sono considerate i vetri dei portoncini. Arriva il vandalo che ti distrugge il vetro o la finestra condominiale. Se uno ce le ha, sono quelle piccole clausole che, ripeto, vanno a incidere poco nella polizza, però che possono venire utili. Come un'altra clausola che al momento mi risulta ce l'abbia solo una compagnia in Italia, e non farò il nome, è quella da imbrattamento muri. Arriva il simpatico ragazzino con la bomboletta spray e imbratta tutto il muro del condominio. La maggior parte delle polizze non la coprono, quindi tu ti trovi a dover riverniciare il muro del condominio e non essere coperto. C'è una... Perché tendenzialmente sono dei casi in cui queste cose avvengono, tu pulisci e loro imbrattano, o comunque loro decorano, dipende dai punti di vista, dover comunque pulire o comunque ritinteggiare, moltiplicato per un numero di volte durante l'anno, costa quanto l'assicurazione. Ecco, anche là c'è ci sia un limite, diciamo, annuale di spesa. Su tutto c'è un limite annuale di spesa o per sinistro, però in determinati contesti, come può essere, adesso parlo Bassano, che non è all'ordine del giorno, ci sono anche qua, hanno inaugurato il Ponte Vecchio 2 mesi fa e dei ragazzini molto intelligentemente hanno già imbrattato una parte della struttura. Ti ringrazio per avermi dato del ragazzino. Ti ringrazio per avermi appena dato del ragazzino. Eravamo insieme a te, vedi? No, ma si sono consegnati alla polizia, erano dei 18enni, 3 diciottenni. Comunque, a me è successo su un condominio in centro storico, tra l'altro, che con cocciopesto esterno, che sono arrivati i Breiter e lo hanno imbrattato. Cioè, tu capisci che tra l'altro anche il cocciopesto non è una cosa molto, molto semplice, non gli dai una mano di pittura esterna. L'assicurazione ha risarcito il danno. C'è un negozio a Bologna che c'è uno spazio bellissimo, cioè fuori la vetrina, questo spazio è dedicato ai writers. Essenzialmente un writer va là e disegna. Oh, ci sono dei disegni fantastici in altri muri, lì niente. Quindi se tu non vuoi essere imbrattato, tu scrivi questo spazio dedicato ai writers, perché appunto dici: ah, caspita, tu lo vuoi bello, vuoi fare bel disegno gratis, no, mi paghi a questo punto, non te lo vengo a fare. Guarda, io trovo qualche anno fa due ragazzine diciottenni con uno stencil hanno imbrattato tutto il centro storico con un cuore, con i cuori rossi. Cioè, ogni colonna, eccetera, c'era il cuore rosso con lo spray, che tutto sommato non è brutto rispetto a certe scritte, però io mi domando, cioè, ne avranno fatti 70-80 in centro storico, non uno, quindi hanno fatto un danno enorme, sono tutti, quasi tutti edifici vincolati a livello monumentale. Non oso pensare, io spero che i genitori avessero un'assicurazione del capo famiglia, perché se no sarebbe stato un grosso problema. O
Comunque, quella compagnia che citavo, se qualcuno può interessare, ha la sede principale da dove ci stai parlando tu. Non dico io altro. Sono a Monaco, da Monaco. È da Monaco, allora no, da Monaco no, non è da Monaco. Quali comportamenti è bene osservare per limitare i sinistri? La manutenzione e l'attenzione. Dopo, se ti arriva la tromba d'aria non puoi farci niente. Però l'incendio, danni da spargimento d'acqua, tante volte possono essere limitati cercando di avere un piano di manutenzione e di attenzione all'interno del condominio. Questa è la cosa fondamentale. Più un condominio è seguito, è manutentato, è fatta una manutenzione programmata annuale anche a lungo termine, e meno è soggetto a sinistri. Quando viene lasciato tutto a se stesso, può essere che ci siano tanti sinistri. E non è tanto per il sinistro in quanto tale, perché al giorno d'oggi le compagnie, dopo pochi sinistri, tendono a svincolarsi, cioè a mandarti a casa. Ti arriva una letterina a casa e ti dice: caro assicurato, tu sei troppo caro per noi e non ti assicuriamo più. Quindi devi trovare un'altra compagnia assicurativa, oppure ti rifanno la polizza alzandoti i massimali, i rischi e tutto, quindi ti raddoppiano il costo della polizza e ti dicono: vuoi rimanere con noi? Ti raddoppiamo il costo della polizza. Per la serie, non siamo noi che ti abbiamo mandato via, sei tu che non hai accettato il rinnovo. Praticamente siamo... Però, scusa, sostanzialmente, cioè, alla fine il business dell'assicurazione banalmente prendo un po' da tutti e pago qualcuno e alla fine la somma mi deve sostanzialmente... fa sì che mi resta più denaro. Nel momento in cui ci sono alcuni che costano troppo, cerco di eliminarli, banalmente. Cioè, è molto semplice come concetto. Tutti mi date due, siete cinque, faccio 10 e spero che i danni siano a fine anno 8 e 2 ci guadagno. Poi esatto. Magari qualcuno fa i conti e fa in modo tale che il guadagno non è 2 ma è 7, oppure altri fanno i conti tale per cui il guadagno è 1 e poi là dipende sostanzialmente. Se non è sicuro e certo che se per caso i danni anziché essere 10 cioè quello che incasso diventano 11, c'è un problema per l'assicurazione, prima o poi non risarcirà. Cioè, vabbè, poi magari non sto parlando da un punto di vista legale, sto solamente facendo le operazioni matematiche delle scuole elementari, tutto qua. Senti, Una cosa che mi ero dimenticato, che bisogna stare molto molto attenti, mi è successa anche personalmente, è la rivalsa dell'assicurazione nei confronti del condominio. E il caso più che succede più spesso di rivalsa è il cancello carraio. La macchina che va addosso al cancello carraio perché si è rotta la fotocellula o perché per X motivi, che fa danni alla macchina, cancella carraio, come può essere un dissuasore di quelli che vanno su e giù, eccetera, e chiede il danno al condominio. L'assicurazione paga, dopodiché l'assicurazione ti chiama e ti dice: ma tu fai fare le verifiche semestrali così come prescritto dalla direttiva macchina e dalla legge nazionale? Sì. Hai mandato fuori il manutentore a controllare? Sì. Mandami una dichiarazione. Allora tu devi chiamare il manutentore che ti fa la dichiarazione, che con magari fotocopia del libretto di tutte le manutenzioni, che l'impianto è sottoposto a regolare manutenzione semestrale in base alla direttiva macchina, bla bla bla, perché se non ce l'hai ti dicono: come, tu non stai adempiendo una normativa di legge, quindi io liquido il sinistro ma dopo ti chiedo i soldi a te condominio. Ed è successo. E sta succedendo sempre di più. Il discorso della direttiva macchina ne abbiamo già parlato, e anche dei cancelli carrai che devono rispettare il discorso della direttiva macchina. Le assicurazioni negli ultimi anni si sono fatte abbastanza furbe, quindi verificano anche questo. Mi è successo non più tardi di un mese e mezzo fa che un condomino è andato addosso a quei tubi che salgono e entrano. L'assicurazione mi ha chiesto una dichiarazione da parte del manutentore, che ha dichiarato che l'impianto era conforme alla normativa, era manutentato semestralmente, dopo il sinistro è stata fatta un'uscita e non sono stati riscontrati problematiche all'impianto, e che l'impianto funzionava in quel momento correttamente. E l'assicurazione ha risposto: io non liquido niente perché l'impianto è a posto, è stata una distrazione del condomino. No. Beh sì,
Certo. Se l'impianto non era a posto, ti rimborsava e poi ti chiedevo i soldi dietro perché erano problemi tuoi. Se l'impianto non funzionava, ma non era stato manutentato, ti avrebbe pagato e dopo fatto rivalsa. Se invece non funzionava, ma era manutentato, cioè io faccio la manutenzione semestrale, la fotocellula non ha funzionato per X motivi, allora paga e basta, paga, appunto, succede, paghi l'assicurazione per questo. E un'altra cosa che volevo ricordare, se uno casca all'interno del condominio e si fa male, se un proprietario dell'immobile non è coperto dalla... Pensavo se mi dicessi se è un proprietario delle gambe di cui si è fatto male, vabbè, comunque. Se un affittuario, un condomino, una persona esterna, sì, è coperta, ma se è proprietario dell'immobile non è coperto dalla polizza assicurativa condominiale. Neanche perché, se lui sapeva già com'era, cioè abituato a fare quelle scale, quindi perché si è caduto? Lui doveva sapere lo stato dell'immobile, quindi se era bagnato o non era bagnato, se il scalino era traballante o non era traballante, se la ringhiera era o non era, comunque non rientra, almeno che per fatti proprio specifici. Magari io cammino, spero che non capiti, se si rompe un gradino in quel momento, cado, e allora quello è un fatto specifico. Quello è un paio di maniche, però deve essere dimostrato. Chiaro. Però se magari passo e c'è il tizio che sta pulendo le scale del bagnato, è comunque sempre lo stesso tizio, quindi quando io lo vedo so benissimo che le scale sono bagnate anche se non c'è scritto e cado e sono un proprietario, potremmo dire magari forse potrei, no? Forse sì, forse no, come esempio poi non allora là dovresti fare causa all'impresa di pulizie perché doveva segnalare il pavimento bagnato durante l'esecuzione delle pulizie, ci sono i cartelli quelli gialli, certo, che devono essere apposti di attenzione al pavimento bagnato. Oppure chiamiamo un Griders di prima, ci fa un bello schemino, il pavimento bagnato lo lasciamo per sempre. Senti, Ricky Yamato ci chiede, perdita da colonna a scarico acqua bianca e grigia e non nere, la spesa di ripartizione si ripartisce solo tra i condomini che usufruiscono di quella colonna o per tutto il condominio per millesimi di proprietà? Questo con l'assicurazione non capisco la domanda, comunque diamo la risposta al volo se ci sei. Guarda, io dipende anche qua dei casi specifici, io divido per i millesimi di proprietà. Ok, grazie. O almeno per palazzina. Ok, però su questo magari c'è un condotime su cui parliamo sostanzialmente, stiamo parlando di assicurazione e di cosa fa l'assicurazione. A proposito di condotime, noi ci vediamo il 23 giugno con l'avvocato Valentina Giannini, sei ancora qui con noi Valentina, quindi settimana prossima ci sei tu, poi il 24 fa anche il compleanno Valentina, se ricordo bene. Poi come aprire una partita IVA Sabina Pastrello il 30 giugno e poi continuiamo con gli appuntamenti successivi. Il tuo prossimo condotime Massimo è in teoria, vabbè, leggiamo solo l'argomento poi vediamo la data, è come gestire il passaggio di consegne e quindi questo. Qualche altro trucchetto o comunque... Cioè, lasciaci con la tua secret sauce sugli assicuratori, cioè, sulla tua esperienza, oltre a quella domanda che ti ho fatto prima, vado a vedere i massimali, non i massimali, fai conto che io sono un bellissimo assicuratore, vengo da te e ti dico passa con noi, perché il condomino signor Mario mi ti suggerisce, tu mi guardi negli occhi e perché sceglierei me oppure non me? Anzi, mi guardi nelle carte, non negli occhi. Ecco, meglio, questa è una risposta se no che poteva essere dato adito ad allusioni. La prima cosa che faccio un confronto comunque. Bisogna sempre confrontare con almeno un'altra polizza assicurativa, però bisogna avere una persona di riferimento che ti faccia un confronto serio tra le due polizze assicurative, perché è molto difficile, sono molto difficili da confrontare le polizze una con l'altra. Allora io negli anni mi sono fatto uno schemino in Excel o in Word, come vuole essere, con le varie garanzie base che mi sono fissato e faccio raffronto tra una e l'altra compagnia, quindi fenomeno elettrico massimale X, franchigia Y 1, 2, e c'ho tutte le varie tipologie e da là cominci a fare un confronto. Figa sta cosa, vedi, questo, ascoltare il connotante dall'ultimo minuto è interessante, cioè, in base all'esperienza siccome uno poi si dimentica quando valuta le cose, tu ti sei comunque detto guarda, dovrei avere almeno questo per i condomini che gestisco io, ma dai, quando arrivano le polizze in maniera oggettiva e non in maniera della persona che ho di fronte, vedo se c'è almeno quello, poi se c'è anche di più molto meglio, poi se scopro che c'è qualcosa di anche di più mi direi tu,
di utile, lo inizio a mettere nel mio schemino Excel o Word, così la prossima volta vado a richiederlo anche agli altri. Esatto, perché alla fine sono più o meno le problematiche dei condomini sono sempre più o meno quelle, tranne qualche condominio particolare. Certo, con la piscina allora è diverso, come del condotiene dell'altra volta. Senti, invece, l'ultima domanda e poi chiudiamo, perché ne conosco direttamente alcuni edifici, condomini che non hanno la polizza, perché per legge non è obbligatoria, correggimi se sbaglio, ci sono alcuni condomini che non hanno la polizza. È una scelta dell'assemblea, di certo non dell'amministratore. Lì, ti è capitato? No. Anche perché io sono sincero, di principio personale mi rifiuto di amministrare un condominio che non ha una polizza. Perché ricordiamoci che la responsabilità alla fine è sempre in capo all'amministratore. Quindi io personalmente, se il condominio non ha una polizza o non ha volontà di fare una polizza, mi rifiuto di amministrare il condominio, cioè non accetto l'incarico e dico, cari signori, date da qualche altro collega. Ne abbiamo già tante di problemi. Ti chiudo, ti taglio, ti chiudo perché siamo fuori. Condominio Sole, di qualsiasi parte sia, questo sicuramente da dove va? Da ovest ad est, è il condominio che deve dare evidenza del motivo del sinistro? Non capisco la domanda. Sostanzialmente immagino che la domanda sia semplice, quando c'è un sinistro è l'amministratore che avvisa l'assicurazione, non il condomino, che credo sia questa la domanda. E non è, è l'amministratore quale responsabile legale che deve aprire e gestire il sinistro. Faccio un esempio velocissimo: l'incendio era di un appartamento privato, ho dovuto firmare io la liquidazione, è arrivata sul conto corrente del condominio e dopo l'ho passata al proprietario. Ok, bene, la polizza globale del fabbricato obbligatorio, abbiamo risposto agli un attimo fa, no, e quindi con questo ci salutiamo, grazie Massimo. Io ringrazio anche Vincenzo, perché all'inizio avete visto, c'era Vincenzo, c'è stato il trucco, ero un attimo in ritardo e quindi mi ha sostituito al volo, poi sono arrivato, quindi non è che volevo fare la presentazione, questo è il motivo, ecco perché poi non c'è stato, cioè, appena arrivato, poi insomma, grazie Vincenzo, insomma. Bene, lascio a te salutare i tuoi ospiti, la tua platea, e a quando presto, a te Massimo. Ci vediamo, se volete, il mese prossimo, prima delle vacanze, se ci sarà.